Beato Angelico è il nome d'arte del pittore del 400 toscano Guido di Pietro, uno dei protagonisti dell'arte sacra rinascimentale in Italia. Nel XIX secolo numerosi critici hanno accostato l'opera dell'Angelico alla Divina Commedia, facendo riferimento in particolare alle raffigurazioni del Paradiso e dell'incoronazione della Vergine. In effetti è possibile riscontrare un evidente parallelismo rappresentativo, ad esempio nelle figure degli angeli e dei beati, che sono immersi in un'aura luminosa che richiama il simbolismo della luce così presente nel Paradiso di Dante. È stato inoltre dimostrato che sia il pittore che il poeta hanno attinto a un immaginario e a un simbolismo preesistenti nell'arte e nella letteratura medievale. Questi riferimenti sono evidenti nel Giudizio Universale del Beato Angelico, dove in particolare le raffigurazioni dell'inferno si rifanno sicuramente a modelli ma non dire versi di Dante. Gli elementi iconografici sono comuni, ma composti all'interno di scene diverse. Ad esempio i serpenti, Dante colloca nella bolgia dei ladri, qui appaiono connessi ad altre pene corporali. E lo stesso può dirsi delle fiamme degli inferi, della pena dei golosi e della figura di Lucifero. Il candore e la semplice compostezza dei dipinti dell'Angelico manifestano una sensibilità molto diversa dall'energico temperamento dantesco, anche se l'armonia delle atmosfere e delle creature celesti riavvicina i due protagonisti della cultura toscana. Così possiamo riconoscere molti versi del Paradiso nelle danze degli angeli, nei troni dei beati, nelle raffigurazioni dei santi e nei giardini fioriti che rievocano sia il paradiso terrestre sia le metafore dell'Empireo. L'insistenza dell'Angelico nella rappresentazione delle tematiche oltremondane e delle realtà escatologiche, con l'utilizzo di soluzioni rappresentative che devono molto alla tradizione pittorica cristiana dei secoli precedenti, lo rende affine alla sensibilità poetica del paradiso dantesco.